Nota che son partito, non ho dormito pensando a te. Avevo presentimento e un gran tormento dentro di me. Sentivo di non trovarti, temevo di non vederti. Di giorno sono arrivato, non sei venuta incontro a me. Non sai quanto ho camminato, chiedendo a tutti, cercando te. Sentivo di non trovarti, capivo di non vederti. Lo sa soltanto il cielo perché dovevo proprio innamorarmi di te. La notte che son partito non ho dormito pensando a te. Avevo presentimento e un gran tormento dentro di me. Sentivo di non trovarti, temevo di non vederti. Se adesso tu mi lasci è finita per me. Si è finita per me. Secondo me sta male. Secondo me sta bene. Ma su, una lampada da nave. Se lo sapevo, invece delle finestre ci facevo gli oblò. Ma è allegra. Non le fa allegria? No, proprio no. A me le lampade da nave mi danno solo il mal di mare. Oh, ecco Andrea. Ciao. Ciao, tesoro. Buongiorno, Andrea. Salve. Mica male, eh? No. No, dico mica male le gambe di mia moglie da sotto in su, viste in prospettiva. Ma cosa voleva farti fare? La statua della libertà per vedere se ci sta bene? Ah beh, sempre meglio di quell'orrore di lampada che vuol metterci lei. Architetto, fammi il piacere di non dire certe cose. Mia moglie ha molto buon gusto, ha sposato me. Senti, vuoi vedere i progressi? No, grazie, diciamo che mi fido di te. Poi se scendo metto subito un piede nella calce viva. Dai tesoro, fa presto, dobbiamo cambiare. E la mia macchina? Gliela faccio portare io a casa più tardi. Ah, benissimo, a domani architetto. A domani signora. Mi dispiace, caro mio, ma te la devo proprio portare via. Pazienza. E questa lampada, mi dia retta, non la comperi? Ne ho già comprate, sei uguali. I muratori non possono far niente se non finisce il falegname. Il falegname non può far niente se non finisce l'elettricista. E l'elettricista non può far niente se non vanno via i muratori. Sì, e noi entreremo quando saranno andati via tutti quanti. E cioè quando saremo due bei vecchietti come quelli del cacao talmone. Ma no, stamattina hanno già portato il cancello. Che però non si può montare perché non c'è ancora il muro di cinta. E il muro di cinta non si può alzare finché il comune. Mi dice, la sedia a dondolo fa casa borghese. E allora, a me piace. Dice, scelga o me o la sedia a dondolo. Scelgo la sedia. Il dondolo mi calmi i nervi, lei me li fa venire. Ho detto bene? Andrea, mi senti o no? Eh? Sì, sì, ti ascolto. Cosa dicevo? Parlavi dell'architetto, no? Sì, ma fai bene. La casa deve piacere a te, mica lui. Senti, non ti sembra un po' troppo aperto, scollato, così? A me? Sta benissimo. E poi c'è, bello, lasciamolo guardare, no? Non bisogna essere egoisti. Almeno tu sei giovane. C'è quella befana della baronessa che porta le scollature fino al ginocchio. Come sei esagerato, le porta normale fino al seno. Appunto.
Invece tu, povera baronessa. Che bella moglie che ho. Proprio bella, sai. Per fortuna non ho messo il rossetto. In compenso però hai messo il vestito. Senti, se no non andassimo più al circo, sto conferenza. Non basta, Andrea. Mi sono già truccata. No. Andrea, dai. Appena mi provo che tu andassi così. Dunque. Orbene, signori, in Italia il cappello non si porta più. In Italia il cappello non lo si porta più. Ah, però la sua utilità è innegabile. Protegge dal sole, dalla pioggia, dalle tegole e dal raffreddore. Evita la calvizie e, se non la evita, perlomeno la nasconde. Serve per salutare, per occupare un posto in treno. Insomma, è il turacciolo dell'uomo, il tetto della sua personalità. Quando mio nonno nel 1872 fondò il cappellificio Artusi, il cappello era un indispensabile segno di stile, di distinzione per gli uomini di ogni età. Bene, attualmente noi fabbricanti italiani riusciamo a produrre, tutti insieme, lavorando a pieno regime, una media che si aggira intorno ai 50 milioni di cappelli l'anno. Questa cifra naturalmente comprende, oltre i feltri... Non è stato di parola. Aveva promesso di mandare un bitter a mio marito. Ma dopo lei ci viene a trovarmi in carcere. Per assorbire questi 50 milioni, ogni italiano di sesso maschile dovrebbe signora portare Nunzia, in testa 2 cappelli e mezzo. Ha visto che la moglie dei Mariotti ha cambiato un'altra volta il colore dei capelli? Già, l'ultima volta l'hanno vista in macchina con un giovanotto biondo. Ora, sapete dirmi dove vanno a finire tutti gli altri cappelli? Un mio amico è andato nel Texas e si è portato in Italia, come ricordo, un cappello da cowboy. Bene, arrivato a Milano si è accorto che nell'interno c'era scritto Made in Italy. Proprio così. È arrivato il momento di far sapere che i cappelli di Richard Widmann, di John Wine e di Burr Lancaster sono fabbricati ad Alessandria, a Brescia e a Castelvetro. Ho finito. È stato veramente bravo. Complimenti. Ti giuro, è la prima volta che a una conferenza del circolo sono rimasto sveglio. Eh sì, infatti sbadigliavi soltanto. A io? A tutti. Interessante che i capelli non sono poi una... Bravo, così. Si figuri come dottor Carise, la ringrazio, è stata solo un po' di pubblicità. Complimenti. Grazie, grazie anche a lei. Caro Andrea, le mie congratulazioni. Anche tu. Ah, ma non credere di avermi convinto, continuerò a non portare il cappello. Male, molto male, perché ricordati che un dottore senza cappello non dà nessun affidamento, te lo dico io. Sera. Bravissimo. Cos'è successo a suo fratello? Ah, niente, si è chiuso 2 dita nella portiera della macchina. Voi medici perdere 2 dita non è niente. Ah, ma non le ha mica perse. Gli sono rimaste un po' così. Stai attento, c'è corna d'oro. Caro Mariotti, come va? Signora, io sono uno del 20%. Ah, sì? Bene, molto bene. Complimenti. Ottimista il Mariotti, eh? Non sa che la percentuale dei cornuti è molto superiore. Andrea. Buonasera, professore. Arrivederla, assessore. Oh, caro assessore. Ehi, Andrea. E allora? No, non mi dire che la commissione non si è ancora riunita, perché allora mi arrabbio, sai? Per cosa? Per il muretto. Dai, e quante volte te lo devo dire che la giunta comunale ha un regolamento edilizio e che deve farlo rispettare? Ma che noia vi dà un muretto? Scusate, perché vi ostinate a chiamare muretto una costruzione di 50 metri per 4? Va bene, chiamiamolo allora questo permesso per la muraglia cinese. Va bene. T'assicuro che è quasi impossibile averlo. Comunque, tu prova... corrompermi, chissà che non salti fuori qualcosa. Come facevamo quando andavamo a scuola, eh? E tu mi passavi il compito, io ti davo la merendina. Ciao. Bravo, bravo. Chissà che merendone ti fai adesso, eh? Filone quello lì, assessore all'edilizia. Ah, dottore Artusi, giusto lei, signor. Scusami, cara. Lo sa che devo proprio farle un rimprovero? A chi? A me? Che cosa fai? Ma no, era una scusa. Ho bisogno del suo aiuto per andarmene da questa noia. Se lo dico io, mio marito non accetta. Come presidente si sente in dovere di rimanere. E così dovrei proporlo io. Ma guardi, io non sono molto bravo a fare queste cose. E dove andiamo? Se volete, anche da noi. L'importante è andarsene da questa tomba. Almeno una volta al mese la conferenza dovrebbe farlo una donna. Quello che fa in casa, come impiega le sue giornate. La più interessante sarebbe la conferenza della moglie di Cornadoro. Oh, come siete maligni. Non so, a gotardia, Bergo. Cosa c'è? Certo, con piacere, Cristiana.
Dice se poi facciamo un salto da... Però c'ha le caviglie un po' grosse. Sì, le caviglie, messa proprio bene, altro che. Beato chi se la gode. E chi se la gode? Quel broccolo del marito e basta. Niente da fare. Perché? Ci hai provato? Io no, ma si saprebbe, figurati. Qua si sa se Natale va a letto con la camicia o col pigiama, immaginiamoci se va a letto con un uomo. Mio marito sostiene che la cultura è un fatto di insonnia. Lei cosa ne dice, professore? Suo marito dorme molto? Abbastanza. Allora la signora me la porto via io. Basta che me la renda, presidente. Ho solo quella. Andiamo a casa. Cosa sta pensando? Io? Pensavo a lei. Ne vuole una? Grazie. Gliela accendo. Mm? Però mica male la signora Cristiana. Non me ne ero mai accorto. Devo esserle anche simpatico. Io stavo pensando a lei. La stavo osservando. Ah. Il carattere di un uomo si vede anche dalla macchina che ha. E che cosa vede? Macchina scattante e uomo un po' meno. Ah, ma allora questa vuol proprio provocarmi. Ma non si fidi, sa? Guardi che io posso anche fare il matto, guardi. Seguono? Forse ci inseguono. Li lascio passare avanti. Bene. Non è meglio così? Da dietro si può vedere senza essere visti. Ah, perché lei è del parere che è meglio vedere che essere visti. Oh, non c'è nessuna ragione per nascondersi. Non le sembra? A meno che... A meno che? Posso anche aver sbagliato. Forse lei è capace di avere qualche scatto. Mi scusi, sa. Ma può darsi che sia meno noioso di quello che sembra. Oddio, proprio non ci sono dubbi, E se sto zitto faccio anche la figura del fesso. Beh, visto che lei giudica gli uomini dalla macchina, tenga presente che la mia è i sedili ribaltabili. Può fermare qui? Qui? Ma dico, è matta? Ma io fermo. Siamo arrivati. Peccato. Proprio adesso che cominciava a farmi la corte. Beh, possiamo sempre ricominciare. Fiammingo della prima metà del Settecento. Ho avuto la fortuna di trovarlo a Parigi 4 anni fa, proprio in occasione. E questa spinetta viene da Venezia, poco più di 2 milioni, regalata, no? Con tutti questi regali avrà speso un patrimonio. Per carità. Senta, se deve fare acquisti per la sua nuova casa, potrei aiutarla io, darle dei consigli. I mobili antichi sono il mio hobby, sai. Credevo che il suo vero hobby fossero le presidenze. Ne ha fatto una bella collezione, lei. Non è così? Credito Bresciano, Ente del Turismo, Circolo dell'Unione, Rotary, Golf,
Club Alpino, quelle dimentico. Basta, basta, non ce ne sono più. Lei ci scherza, ma sapessi a volte quante seccature, spesso è proprio impossibile rifiutare. Sai, in una città come questa tutto finisce per essere portato sul piano personale. Comunque, ma tu la guarda, mia vera passione sono io. Anche davanti al marito. Ormai ho l'occhio. Come se niente fosse. Un particolare, una moda natura, il fondo d'un cassetto e capisco tutto. Di che cosa capisci tutto, tesoro? Dei mobili antichi. Ah? Enrico, devo lavorare solo io, vero? Cosa dici? Venga, Andrea. Volentieri. Venga ad aiutarmi. Andiamo a staccare un po' di ghiaccio. Se mi dà anche un grembiulino, sarò una perfetta cameriera. No, sul serio. Lei non ha neanche idea delle mie virtù. Lei ha delle virtù? E in cucina. Ho una piccola delusione per lei. E cioè? Dovrà veramente aiutarmi a staccare il ghiaccio. Beh, con lei sarà anche questo un piacere. Chi c'è? Valeria. Tutto fare. 19 anni, robusta. Pulizia personale un po' scarsa. Le interessa? Ma noi ne abbiamo una fissa da 40 anni. Sarà una vecchia mummia ormai. Vuol mettere? Venga a vedere. Su, avanti, entri. Niente male, vero? Rustica, ma tutta autentica. Sottoveste di canapa. Calze nere con elastico. Sembra ci sia un lutto in famiglia. Niente reggiseno. Si può svegliare. Non abbia paura, dorme come un sasso. Cosa ne dice? Ma no, Andrea, cosa le prende? Ma no, ma non faccia così. Vieni un altro giorno. Vieni qua, ti prego. Ci vediamo come un altro giorno. Come prima mi provochi. Io vado con la cameriera, sai. L'ultima volta che ho ballato con lei è stato esattamente 3 anni fa, quando si è sposata. Portava un abito rosso, mi pare. Che memoria. Per me è stata anche l'ultima volta che ho ballato. Andrea non è quello che si dice nato per danzare. Beh, mi sembra che se la cavi egregiamente. E allora? Dove vuoi che ci vediamo domani? Ma non lo so, lo saprei. In albergo, va bene? In albergo? Ma sei matta. È pericoloso. E ci possono... Non ci possono. Sta tranquillo. A 10 chilometri da qui, al Grand Hotel Impero. Nessun pericolo. Arriva alle 5 precise. Cerca di essere puntuale. La macchina la puoi lasciare davanti alla porta dell'albergo. C'è un parcheggio, trovi sempre posto. Ma anche se ci sono tante altre macchine, sistema la tua con la parte posteriore contro l'edificio. Così se passa qualcuno vede solo la targa davanti, quella piccola, che nessuno riesce mai a leggere. Fai dare una camera qualsiasi, purché non sia al primo piano. Lì c'è la direzione ed è più facile incontrare gente. Scrivi il numero della stanza su un biglietto. C'è uno scrittoio nella hall vicino al portiere. Poi consegni la busta a uno dei fattorini e gli dici di portarmela dal parrucchiere.
L'ascensore serve anche il piano inferiore e io posso salire direttamente senza destare sospetti. Buongiorno. Scusami, sai, se mi trovi così, ho pensato di fare prima io, insomma. Sì, sì. No, non per me, l'ho fatto per te, per non farti fare tardi. Di solito è l'uomo che non vuole fare tardi. Senti, Cristiana, ieri sono stato io ad aiutarti a rompere il ghiaccio. Adesso tocca a te. Mm-hmm. Sì, sì. Grazie. Ah, bello. Mi aiuti? Non mi riconosci? Ma sì. Eh sì, è la roba di Valeria, la cameriera. Sì. Ma io sono la cameriera. Sono Valeria. Ah sì? E allora io chi sono? Tu potresti essere mio marito che va a letto con la cameriera. Ah, perché il presidente ha di queste distrazioni. Ma che? Niente, fedelissimo. Non ha nessuna fantasia. Beh, capirai con il presidente. Eh sì, proprio così. Sottoveste ruvida, di canapa, calze a lutto, e se non sbaglio, niente reggiseno. Niente reggiseno. No, non accendere la luce, Maria Grazia. Tesoro, questa non è casa tua e io non sono tua moglie. Perché? Come t'ho chiamato? Finché chiami me col nome di tua moglie. Il guaio è se ti capita il contrario. Pronto? Signorina, mi vuol dare il 22437, per favore? Non chiamare mai le donne per nome. Di sempre tesoro, così sei sicuro di non sbagliarti. Pronto? Pronto sei tu, tesoro? È mio marito. No, non sono ancora pronta. Beh, diciamo tra mezz'ora. Va bene? Beh, se tardi qualche minuto ti aspetto. Senti, non ti arrabbierai mica per quello che ho fatto oggi. Grave? Eh sì, grave. Mi sono fatta accorciare i capelli. Ma di poco. Vedrai. Sì? D'accordo. A più tardi. Ciao, tesoro. Certo che gliel'hai combinata bella grossa. Farti tagliare i capelli. Ma di un po', dovevi proprio farti venire a prendere da tuo marito. Ma certo, è stato lui che mi ha accompagnato qui. Ah, beh, allora in questo caso è giusto che torni anche a riprenderti. Mi pigli in giro? No, per carità, dicevo soltanto così. Mi sembra impossibile che tuo marito non abbia dei sospetti, capirai? Un albergo a 10 chilometri dalla città. Di questo genere, poi. Cosa c'è di strano? La mia parrucchiera si è trasferita qui e io l'ho seguita come tanti altri clienti. Beh, almeno la parrucchiera si è rimasta fedele. Voi uomini ci sospettate solo quando siamo innocenti. Ma siccome tu non sei innocente, allora... Mio marito non sospetta niente, io faccio il comodo mio e siamo contenti tutti e due. Mi giudichi male, vero? Non sono mica io tuo marito. Anzi, così siamo contenti tre. Vuoi che ci rivediamo? Sì, sì, certo. Per me anche domani. Tesoro, non posso mica andare tutti i giorni dal parrucchiere. Mercoledì, va bene? Sì, Cristi. Sì, tesoro. Bravo. Ma cosa fai? No. Senti,
Io però un'altra accorciatina ai capelli gliela darei, sai? Il profumo di Cristiana è anche francese. Sarà una bella sorpresa, perché ho notato che sua moglie non ha la stola di Cincilla. Eh sì, invece io ho notato che sua moglie non porta mai cappelli. L'occhio del mestiere, eh? Eh già, con la sola differenza che lei per un regalo se la cava con 10.000 lire. E io invece, ecco. Beh, però questa costa un milione, gliela do per 800, un bello sconto se permette. Oh, dico di no. Però io in cambio preferirei darle 80 cappelli. Senta, non c'è una toilette qui? Sì, di là. No, devo solo lavarmi le mani. Per pacco. Perché ho toccato il motore della macchina. Allora. Si accomodi, prego. Ecco, lì a sinistra. Qua. Grazie. Mi ha cercato, signor Mariotti? Ah, alla buona ora. Ho chiamato subito dopo pranzo perché il televisore si è guastato ancora. Guarda, Rude fa una scappata domani. Domani, domani. Mia moglie è rimasta a casa tutto il pomeriggio. Siamo senza donna e lui ci va domani. Subito ci devi andare. Se la signora è rimasta in casa apposta... va bene, ma non si arrabbi che ci fa... Va, Lazarù, e fai le cose fatte bene. Cosa vuole? Io con la televisione rotta non ci so stare. E pensi che ne abbiamo due, eh? Uno nel salotto e l'altro nella camera da letto. E si è rotto naturalmente quello della camera da letto. E lei come lo sa? Oh, no, niente così, mi buttavo a indovinare. Senta, dopo lo vuole un po' di profumo? No, no, per carità. Già la saponetta profumata mi dà fastidio. Scusi tanto. Buonasera, signor Artusi. Ciao, Giovanni. È bellissima. Ma perché? Però sei un po' matto, eh? Perché un po' matto? Dovevamo pur festeggiare, no? Che cosa? Il coso. Anniversario. Che giorno è oggi? 12 giugno. E noi ci siamo sposati? 2 febbraio. Allora sono 2 anni, 4 mesi e 10 giorni di matrimonio. Cosa sarebbero le nozze d'alluminio? Non me la conti mica giusta. Non avrà mica qualcosa da nascondere questa stola? Ma dai, non dire stupidaggini, cosa vuoi? Cosa vuoi che nasconda?
Ah, però, ti ringrazio. Io ti faccio il regalino e tu mi ricambi così. Già, ma non capisco perché è proprio oggi. Ma che devo dire? Non lo so, sarà forse perché oggi mi sono sentito un marito fortunato. E per forza. Ho una moglie bella, giovane, fedele. Ah, sì? E chi te lo dice che ti sono fedele? Cosa fai? Mi strozzi. Senti, credi che la cena sia pronta? Credo di sì. Beh, allora di' alla cameriera che può mangiarsela lei. Ma come? Noi usciamo, mangiamo al ristorante, poi andiamo anche al night, che stasera ci divertiamo. Tu metti la tua bella stola, io un bello pioppetto blu. Oh, guarda che paghi tu, devi bagnare. E poi stiamo tutta la notte le mani nelle mani. Proprio come due che si vogliono molto bene. Perché? Ci vogliamo bene noi due? Beh, facciamo finta di volerci. Muoviti, dai. Come vuoi tu, tesoro. Lo sai, no? Che ho sempre avuto un debole per te. Ho solo una cosa da risponderti. Sii forte. Ci proverò. Ma il fatto è che sono sempre stato battuto dalla concorrenza. Non sei mai venuta a comprare da me. Hai preferito sposare il tuo caro Andrea. Se un giorno o l'altro vengo a sapere che hai anche un flirt con qualcun altro... Cosa farai? Sentiamo. Beh, certamente mi verrà un complesso di inferiorità. Più che un complesso, nel caso tuo sarebbe una presa di coscienza. Dai, dov'è questa meraviglia? Ah, sì. Spero almeno di avere più fortuna come antiquario. È una splendida credenza Luigi XIII, De Capea, sportelli e cassetti. Proprio quello che ci vuole per il salotto della tua casa nuova, sai? Vedere per credere. È autentica? Come i miei sentimenti. Allora andiamo maluccio. No, no, sul serio, la credenza è autentica. Se avessi visto in che stato era quando l'ho presa, naturalmente ha bisogno di essere pulita, restaurata. Ma è un pezzo unico, sai? Se no non te l'avrei proposto. No, no, lascia, faccio io, ti sporchi. Vedi? Qui c'è un cassetto segreto. Se hai qualcosa da nascondere a tuo marito, non so... Le mie lettere d'amore, per esempio. Mai ricevute, per fortuna. Non te ne ho scritte? Beh, allora la mia fotografia. Già, invece di portarla sempre qui sul cuore. Lo sai che sei simpatica. Cosa vuoi di più da una donna? Beh... No. No? No. Confezionati con misticismo, oserei dire, eh? Guardi, guardi, monsignore, guardi. Guardi un po' che riflessi, che lucentezza. Guardi. Guardi il verso del pelo. Vedo, vedo. Naturalmente questi costano un po' più cari, eh. Sa, questo, diciamo così, è il modello classico. Noi lo fabbrichiamo fin dal 48. Pensi che a Roma soltanto ne vendiamo ogni anno quasi 5.000. Ah, capisco, ma se avessero la falda un po' più stretta, sarebbero, come dire, più allegri. Ma, monsignore, veramente questi non sono cappelli per... da cotioni, perdoni. Ad ogni modo, se permette, io glielo faccio vedere, eh? Ecco qua. Ecco. Cosa le dicevo? Lo vede com'era triste? Beh, con tutto il rispetto è anche un po' colpa della faccia. Eh sì, in parte è vero. Ma i numeri le ha segnati? Come no? Eccoli qua, sono già pronti. Dunque, dicevamo, no? 150, sì. Numero 55, vero? Dunque, 120, uh-huh. 58 e poi... 602, 59. Dico, ne avete parecchi di capoccioni in seminario. Venga, venga, monsignore. L'accompagno in amministrazione. Ma perché? Devo regolare subito. Oh, per carità, ci mancherebbe altro, eh? Magari tutti i soldi fossero così sicuri. Prego, prego, si accomodi. La vostra è la banca del paradiso. Grazie. Prima di convincere la gente a comprare un cappello, bisognerebbe convincerla a portarlo il cappello. Ci vorrebbe una campagna a carattere collettivo, come fanno con la birra, con il cuoio, con le patate. Perché non fa la proposta alla federazione? Ma se sono anni che lo dico, non mi vogliono ascoltare. Bisognerebbe trovare uno slogan, non so, per esempio... L'uomo non è bello se non porta il cappello. No, non questo, ma voglio dire, insomma, uno slogan per impostare la campagna. Cosa c'è? C'è Monsignor Angelini. L'ho fatto accomodare nel suo ufficio per la firma. Vado subito. Grazie. Le campagne collettive, già. Ma le campagne collettive non servono a niente, mio caro. Idee originali ci vogliono. Perché non le trovi tu, le idee originali? Infatti, nel 34, chi ebbe l'idea di mettere una lobbia sul busto del duce in piazza? Tu? Però ti sei preso 2 anni di confino. Sì, ma intanto tuo padre guadagnò il 30% in più delle vendite. Ciao, Andrea. Ehi, ciao. Buongiorno. Sai cosa ho trovato oggi? Ciao. Il cassettone. Ah. Da Gabriele. Da chi?
Da Gabriele. È bellissimo il cassettone. Ma lo credo bene. Ci mancava altro che trovassi bellissimo Gabriele, quella specie di grissina. Non mi è mica molto simpatico, sai. Ah, tutto pieno di salamelecchi, bacia male. Consolati, anche lui ti trova antipatico. Cos'è questo profumo? Il sapone di Gabriele. Mi sono lavata da lui. E perché ti sei lavata? Ho toccato i mobili e mi sono impolverata. Ma dico, con tanti antiquari seri che ci sono, proprio da lui dovevi andare. Perché non è serio, Gabriele? Beh, forse no. Oggi mi ha anche fatto la corte. Ah, e scommetto che lei è anche incoraggiato. Bravo! Vorrei proprio sapere come hai fatto a indovinare. E tu che cosa fischi? Aida, atto terzo, marcia trionfale. Vero porco, sto gran signor Duca. Ma come, ave 3 mesi che scrive, venemo oggi, venemo domani. Almeno a farci vedere la figlia per l'ultima volta, no? Come se avesse a vivere nauci 100 anni. Sta poveretta. Ma è giusto il proverbio che dice lontano dall'occhi, lontano da cuore. Ci ha rubato la dote e la figlia. Ma era la prima volta che ci andavi? Da chi? Da Gabriele. Ah, sì, perché? Già, vorrei... No, così per curiosità. Mi fate parlare, per piacere. Ma mi fate parlare. Allora, scusa. Come facevi a sapere che c'era proprio quella credenza? Me l'ha detto la moglie del presidente. Quello sta rovinando un patrimonio intero. Quando l'hai incontrato, Cristiano? Scusa. Al circolo, non c'eri anche tu? Ah, sì, è vero. Scusa, mi sto seguendo. Pieno di debiti fino a qua. Ma come? Dopo la terza puntata ancora segui? Almeno... Se non ti piace posso cambiare. D'altra parte c'è un documentario. Ma non l'hai avvertito? Ricordiamo le grandi chiese romaniche del Viterbese, come San Giovanni... Sì, sai quanto me ne frega a me delle chiese del Viterbese. Santa Maria Nuova e la cattedrale. E poi perché proprio quelle del Viterbese? Quelle del Grossetano, no? Architettoniche. Mia figlia. Ecco fatto. Valeria e il giardiniere sono usciti per commissione. Adesso siamo proprio soli. Ma dimmi un po', che cos'hai? Perché? Ma scusa, ti rendi conto? Mi telefoni che muori dal desiderio di rivedermi, ma subito, oggi stesso. Io faccio i salti mortali per organizzare tutto e da mezz'ora te ne stai lì senza nemmeno guardarmi. Non riesco proprio a capire, sai. Cosa ti è successo? No, niente, pensavo a tuo marito. E sai che cosa pensavo? Ma è possibile che non si accorga mai di niente? Mai, mai. Ma sei un bel tipo, sai. E ti riscaldi anche. Mio marito non se ne accorge e basta. Beh, se trattasse di una volta lo capirei, ma sempre. Perché adesso, diciamocelo pure, io non sono certamente il primo. Non essere volgare, per cortesia. E poi vorrei proprio sapere cos'è che vuoi. Sembra che ti dispiaccia. Ma cosa c'entra? Vedi, quello che voglio dire è che se mia moglie mi tradisse, beh, me ne accorgerei subito. O perlomeno avrei dei sospetti. E questi sospetti li hai già? Sì. No, cioè no. No, nel modo più assoluto, mai. E appunto per questo dovrebbe essere una dimostrazione che mi è fedele, no? Non ti pare? Perché scusa, secondo te, una moglie che tradisce il marito può poi fingere di esserne innamorata? Non è mica necessario fingere. Io, per esempio, sono molto innamorata di mio marito. Tu innamorata di tuo marito? Ma allora scusa, perché? Beh, sai, così. Se fossi sposata con te, forse mi piacerebbe proprio un uomo come lui. Ah. Vabbè, tutto sommato... Mi conviene che le cose stiano così. Ma per esempio, a parte la scusa del parrucchiere lì dell'albergo Impero, tu con tuo marito quale altre scuse trovi? Non so, per esempio, oggi, cosa gli hai detto?
che andavi dalla sarta, da un'amica. So, per esempio, che andavi dall'antiquario. Perché ti preoccupi tanto di mio marito? Non sarai un po' preoccupato per te? Io preoccupato? Figurati. Ah, non lo so. Mi sembra che tu non riesca a parlare d'altro. Potrei anche offendermi, sai? Ma ormai sei qui con me. Ma non potevi scegliere una musica un po' più allegra? Perché? Con Vivaldi è più bello. Ma dai, lascia andare, va. Ma no, parliamo, parliamo. Ma come fuori? Sono le 8 passate. Avrà lasciato detto qualche cosa, no? No. Tu sai rispondere soltanto di no. Non ha lasciato un appunto? Vuoi vedere che risponde di no? Ecco, lo sapevo. Sì. Sì. Ma cosa ne so io, Maria Vergine? Questo se la prende sempre con me, Gesù, Giuseppe, Sant'Anna, Maria, santi patroni dell'anima mia. Thank you.
Pronto chi parla? Signorina, se conoscessi la strada conoscerei anche chi ci abita, no? Allora mi dia il nome dell'abbonato. È bravo, il nome dell'abbonato. Ma se lo sapessi non starei qui a chiederglielo. Lo voglio sapere da lei. Andrea Artusi, tua moglie è qui. Ciao. Ciao. Come mai così tardi? Vediamo un po' se il marito ritardato riesce a indovinare. Scommetto che sei andato dal parrucchiere. Sì, quello di quel nuovo albergo, come si chiama? L'Impero. Ma come, non lo vedi? Il mio parrucchiere è Alfredo, lo sai. E allora, scusa, questo che cos'è? Una pubblicità è arrivata ieri per posta. Per posta? Sì. Ne è arrivata anche una per te. Ecco. Hanno soldi da buttare, dato che abbiamo una casa, anzi due. Non vedo perché dovremmo andare in albergo. Allora, sei riuscita a indovinare? Ho proprio una bella sorpresa per te. Ah, sì? Sì. Ai. L'ultima tua sorpresa sono stati due pesci d'argento da 400.000 lire. Sta tranquillo, questa volta non ho speso un centesimo. Ecco qua. No. Siamo autorizzati ad alzare il muro di cinta come vogliamo. Ma non è possibile. Senza limitazioni. Ma come? Scherziamo. Ce l'hanno rifiutato per un anno e mezzo. Hai capito quel gesuita dell'assessore? Siamo mezzi parenti e abbiamo fatto le scuole insieme. Con me, per carità, non possiamo calpestare i regolamenti. Arrivi tu e... Dovresti sapere che le belle donne ottengono quello che vogliono. Sì, e tu dovresti sapere che ai mariti delle belle donne gli possono anche girare i cosiddetti. Ma come parli? Invece di essere contento? No, non sono contento affatto. Ma sei strano, non avrai un po' di febbre? Ma no, non ho niente, non ti preoccupare. Sto benissimo, sto molto bene. Anzi no, sto male, sto malissimo, ecco. Thank you.
posso. Che cos'è che non puoi? E tu allora? No, rispondi giusto. Io ti ho fatto una domanda e tu devi rispondere alla mia domanda. Hai detto non posso. Che cos'è che non puoi? Cosa? Parla chiaro. Portare in barile. Portare in barile? Cosa vuol dire portare in barile? Dai, su, parla chiaro. A chi devi portare in barile? Dillo al tuo maritino che devi portare in barile. Non avrei mica conosciuto qualche binario, eh? Su, tesoro, chiarisci bene. Cosa volevi dire? Scaricare il barile, nel senso di scaricare la coscienza, forse. Ma che? Hai il fianco sinistro muto. Forse le donne ragionano col fianco destro, chi lo sa. Mio, mio, mio. Sì, 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 tesoro. Hai visto? Anche oggi si è fatta 48 km in macchina. Ha detto che andava dal tappezziere. Ammettiamo che abbia fatto 3 km, 3, 3, 6. Concediamole anche un'altra commissione, 12. O durante gli altri 36 km, che cosa ha fatto? Dove è andata? Prego, pure. Ecco per la firma. Va bene, grazie. Dove è andata? Senti, Andrea, è inutile che tu insista. Ti ho già detto mille volte che io di pedinare tua moglie non me la sento. Va bene? Prima perché mi ripugna. Poi perché è una cosa assurda. E se tu sei pazzo, queste cose te le fai da te. Io non posso. Chiaro? Vabbè, basta, non ne parliamo più. Non ne parliamo più. Però un povero marito avrà diritto di sapere dove va sua moglie. No? E poi accidenti. 38 anni, il primo favore che ti chiedo. Ah, sì? Il primo? 38 anni di favori vorrai dire. Il primo me l'hai chiesto quando avevi ancora i calzoni corti. Avevi rubato 5 lire dalla cassa. Io ti pizzicai e tu mi pregasti di non dire niente a tuo padre. Ladro. Ah no, basta, stop. Argomento chiuso, eh? Grazie. A proposito, domani facciamo la verifica di cassa, eh? Come? Dicevo, domani facciamo la verifica di cassa. Domani? Sì. Scusa, che fretta c'è? Domani è domenica. Beh, e con questo? Non lo sai che c'è il torneo di bocce? A me cosa me ne importa del torneo di bocce? Qui di favori non se ne fanno più a nessuno, deciso. Allora è un ricatto. Ma che cosa credi, Belisario, che a me faccia piacere?
Cerca di capirmi, Belisario. Aspetti. Ecco, fermi qui. Tengo, grazie. Scusi, per favore, salirmi dove via. Hai sentito nominare? Ma che fessa. È contravenzione. Ah sì, scusi, avevo una gran fretta, sa. E me no? No, ma già, e vabbè, quant'è? 1000 lire in 3 secondi ce la caviamo, su. Mezz'ora che sei infilata in una libreria e ancora non si decide ad uscire. No, no, da qui si vede tutto, sta tranquillo, non perdo di vista un attimo il negozio. Ma sì, ha fatto solo delle commissioni, non ha incontrato nessuno, non ha visto nessuno, hai capito? E allora che faccio? Se non esce, resto qui tutta la notte. Ma dovrebbe chiudere la libreria, no? Sì, sì. No, per il resto tutto a posto, eh? Sei stato attento, non hai incontrato nessuno. Sicuro? Andrea, sono qui. Torna indietro, imbecille. Maria Grazia? Sì? Che libro hai comperato? Come? Hai comperato dei libri? Ah no, sono andata a Lupin. Sai chi ho incontrato? Peppino, il figlio dell'avvocato Maimone, te lo ricordi? Poi ho visto il figlio di Caterina. Sai, la cameriera di casa mia? Ah sì? Si è fatto un giovanottone, quasi non lo riconoscevo. Cosa fai con i Kleenex? Ah no, credevo fosse il libro. Sai, mi ho offerto anche il gelato. Ah, insomma è stata la giornata degli incontri. E questo è niente. Sai chi ho visto per 7-8 volte? Chi? Belisario. Però, lasciamelo dire, un bel perditempo. Figurati che è rimasto 20 minuti davanti a un'edicola. Si è quasi fatto investire 2 o 3 volte. Poi si è preso anche una contravvenzione perché è passato col rosso. Pensa, l'ho seguito per più di mezz'ora e nemmeno se ne è accorto. E tu trovi tutto questo da ridere? Io lo licenzio. Lo licenzio. È inutile, quando il personale è vecchio, stanco, è meglio che vada in pensione.
rifinito con pizzo Valenciennes e tralci di roselline in passamaneria. Il modello chierichetto, baby doll in tessuto territa al cotone, guarnito da prezioso pizzo in tinta. E ora altre due creazioni image della serie Ritorno all'Antico, Jolie e Lorelai. Il modello Jolie è costituito da una cappa di traspir nylon rodiatoce color zaffiro, con cortamaniche rifinita di pizzo di Calais. Andrea, cosa c'è? Questo pizzo guarnisce anche lo come? Collo. Come mai sei qui? Passavo così, per caso. Il signora, modello Lorelai. Lo vedi che sei l'unico uomo qui dentro? No. Ci sono anche quei due, guarda. Poi pensavo di trovare un po' di tovagliani. Hai già scelto qualcosa? No. Camicia sofisticata. Mica male quella. In traspir nylon color verde acqua, con profonda scollatura e ricca incrostazione di pizzo. Però sarebbe stato bello. Che cosa? Che tu mi stessi sorvegliando davvero lì all'albergo. Sì, sono proprio io il tipo. Quando si vuol bene si è sempre un po' gelosi. Perché? Avrei un motivo per esserlo? No, assolutamente. Ma io, per esempio, lo sai che sono un po' gelosa di te. Beh, ma così, senza ragione. Non lo so. Da un po' di giorni non stai mai in fabbrica. Appena esco, esci anche tu. Se telefono, Belisario dice che sei fuori e non sa dove sei andato. Non posso raccontare tutti i fatti miei a Belisario. Certo, ma tua moglie non è Belisario. Beh, sai, vado per lavoro, esco dalla fabbrica. Non voglio sapere niente. Io mi fido ciecamente di Andrea. E tu ti fidi ciecamente di Maria Grazia? Sì, sì. Con questo di ghiaccio non ce n'è più, grazie a Dio. E il whisky come lo servo, liscio? Se non ci piace si prenderanno una ragionata. Ah, per me, gli invitati sono i vostri. Ce lo voglio chiedere a Don Mario, se non è vero che a bere whisky si fa anche peccato. Mi dà uno scotch, per favore? No, lasci. Beva il mio, così leggerai i miei pensieri. Credo proprio di conoscerlo. Ah sì? E cosa ne dice? Non sono poi tanto originale. È possibile che voi uomini non sappiate pensare ad altro. Ci sediamo? Sì. Sacco di gente, guarda un po' questo cappellaio, che razza di villa che si è fatto. Beh, io certo di soldi non ce n'ho messi. L'ultimo cappello che ho portato è la cuffia. Ho delle sedie di ferro del 700 napoletane, qui in giardino starebbero benissimo. E per la piscina non ce l'avresti un bel trampolino del 600? Te la raccomando, Maria Grazia. Prima voleva i finti ruderi romani, poi è finita per metterci i rampicanti, tanto per guastarmi il ritmo della facciata. Prego, allora beva per dimenticare. Complimenti. Ingressa su con un gusto straordinario. Si sente il tocco di Maria Grazia. E cosa ne sa lui del tocco di Maria Grazia? Buonasera, come sta? Bene, grazie. Sera. Ma almeno le gambe se le potrebbe coprire, no? Tira ancora più su. Certo che con una moglie come quella potrei stare veramente tranquillo.
Buonasera, signora. Sera. Buonasera. Buonasera. E quello lì cosa vuole? Adesso ti porto anche il binocolo, eh? Se ne sono accorti anche i Mariotti. Chissà il veleno che stanno tirando fuori. Maria Grazia è in forma, eh? Stasera è proprio bella. Bella e onesta. Tu in una donna così ti... Mi ci dovrei specchiare, ho capito. Ah, parlavamo proprio di sua moglie. Sì. Ha tutte le qualità. Lo dico sempre a Wanda che dovrebbe prendere esempio da lei. Visto bene tutto? Tutto cosa? No, dicevo, si è visto la villa. Le piace? Il giardino, la piscina. Vedo che le piacciono anche le donne, molto. Mi tolgono curiosità, lei è mai stato a Parigi? No. No? Ci vada. Dato che lei apprezza. Sa perché certe volte noi ci montiamo la testa per un pezzettino di coscia. Mentre invece a Parigi tutte nude, completamente, da capo a piedi. Ci vada a Parigi, ci vada. Però mi sembra proprio che dopo la svolta sinistra non sono così ostentato. Signore. Buonasera. Siamo posso ridere, non è? Una volta tanto Gabriele ha raccontato una barzelletta di... Andrea forse la sa, magari me l'ha raccontata proprio lui. No, non credo, io non racconto mai. Perché... Due amici si incontrano e uno dice: sai, ieri ho visto tua moglie. Ci siamo fatti tante risate, ma tante risate che quasi cadevamo dal letto. A me non mi fa ridere, mi spiace. Io la trovo divertente. Scusi, lei è sposato? No. Lo vede, questa è una barzelletta che fa ridere soltanto gli scapoli. E allora, signora, quella promessa? Ah, sì, certo, professore. Non pensate male, eh? Andiamo soltanto a visitare il piano superiore. Venite anche voi, come dottor Calise? Assessore? Mi scusi. Però guardate che mancano ancora tante cose. Il camera da letto, per esempio, c'è quasi solo il letto. E quello è l'essenziale, no? Prego. Grazie.
In fondo alla scala ce ne starebbe benissimo uno. E poi non costano neanche tanto. Venga a vederli. Ma non mi stava ascoltando. Cosa? Le parlavo dei tappeti di giaguaro. Ah, sì. Ma vede, io non ho molta simpatia per i tappeti. Sono antigenici, ricettacoli di polvere. Poi ci si inciampa sempre. Una mia cugina si è rotta una gamba, sa? Oh, sì. Cosa succede? Cos'è questo mortorio? È un'inaugurazione o è già arrivato lo sfratto? Andrea, Maria Grazia ti ha sposato proprio perché eri sempre allegro. E si vede che anche lei ha fatto come quel tizio, ha commesso un errore. Lilli, quel ditino! Bravo, svegliati un po' tu, facciamo un gioco. Sì, perché non facciamo il gioco della verità? No, è che finisce sempre. No, meglio quello della posta. Facciamo capolimone, lo conoscete? Capolimone. Capolimone, due limoni, mezzo limone. Vi assicuro che è divertente. È un gioco nuovo. Così facciamo una bella spremuta. È come quello della posta. Se volete ne propongo uno io. Dov'è? Ah, eccolo qui, l'avevo preso apposta su in comune e lo stavo dimenticando. Che roba è? Il modulo di una contravvenzione. Allora, una domandina facile per Andrea. Senti un po', cosa ci facevi la sera del 24 marzo alle ore 21 in sosta in via delle Mura del Castello? In via delle Mura del Castello un uomo sposato. Maria Grazia, se fossi te io chiederei una spiegazione. Bene, giochiamo al processo. Cosa facevi lassù? Ma io non ci sono mai stato. Che storia è questa? Naturalmente l'imputato nega, è giusto. Fai vedere. Io assumo la difesa di Andrea. Ma questa non è mia. Ma come non è tua? La macchina è intestata a te. Sì, ma è la 600 che ho dato per Maria Grazia. È tua. La macchina sì, ma la contravvenzione no. Quel posto mi fa paura di giorno, figuriamoci di sera. No, signora, troppo facile. La contravvenzione esiste. Si accusava ingiustamente il mio difeso. Dai, Maria Grazia, dici tutto. Su, dillo cosa facevi. Del resto è un gioco, no? Poi sarei curioso di saperlo anch'io. Andrea, ma stai scherzando? Alle 9 di sera sai benissimo che non è possibile. Avete visto Andrea? È bravissimo nella parte del pubblico ministero, sembra vero. Un momento, chi è che difende la signora? Sempre io, difendevo il marito, difendo anche la moglie, eh? Allora, in questo caso, io farò il cancelliere. E le signore faranno da giuria? Ah, bene. Allora, cancelliere, vogliamo procedere alla lettura? Sì. Il giorno 24 marzo 1964, in località via Mura del Castello, alle ore 21, la signora Artusi basta, Maria... Basta con queste buffonate! Ma che gioco è questo? Vabbè, sarà stato uno sbaglio. Sa qua la faccia annullare. Ma che annullare? Io le contravvenzioni l'ho sempre pagata. Ma cosa ti prende? Silenzio. Ma su, dai, era solo un gioco. Vabbè, è un gioco stupido, non mi piace, ecco. E cosa ci volete fare? D'accordo, non so giocare, ma non facciamola lunga, per favore. Non facciamola lunga. Ma cambiamo gioco, facciamo quello del capolimone. Un limone, scusi, due limoni. Prendo un liquorino, è passato tutto, sa? No, grazie, si è fatto tardi. Buonasera. Mi dispiace. Sicuro è molto meglio se ce ne andiamo tutti. Rimanete soli voi due. No, non vi passeggiare. Ma come, se ne vanno anche loro? Sì, per noi si è fatto tardi.
Sono scherzi stupidi, come si suol dire tra moglie e marito. Oh, ma guardi, io non me la sono mica presa per quella sciocchezza. Ci mancherebbe altro. Semmai sono io che ogni tanto ne combina qualcuna. Diciamo la verità. Cosa vuole fra noi uomini? Senta, mi creda, sa, ma anche suo marito ha una faccia da birbante. Buonasera. Umberto, cosa succede? Come mai se ne vanno via tutti proprio adesso che cominciavo a divertirmi? Taci, taci, non farti sentire, dopo te lo spiego. Vieni via, vieni via. Avevo detto io che era meglio giocare a capo limone. Non mi ascoltano mai? Buonanotte. Buonanotte. Figurati, se partiamo adesso arriviamo a notte. Specchiati in Maria Grazia, specchiati in Maria Grazia. Adesso, se Dio vuole, lo specchio si è rotto. Tu puoi specchiarti anche in quelli rotti, va. Andiamo. Per me è anche stupida. Poteva dire di aver bucato una gomma invece di negare in quel modo. Ciao. Ciao, Peppana. Chi se lo sarebbe immaginato di scatenare quel po' di putiferio? E tu scusa, vai a parlare di corna in casa di Caproni. Perché tu credi che Maria Grazia... Io non credo niente. Ma sei una signora di notte. Sei con la macchina alle mura del castello, dico. Vabbè, certo. Hai visto com'era diventata? E lui poi? Ma si vede che ha la coda di paglia. Poveretto, chissà quante altre ne saprà. Chi ve lo dice? Come fate a parlare? Io non ci crederei neanche se l'avessi vista. Invece io penso che non ci si possa più fidare di nessuno. A questo punto, guarda, di oneste ci sono solo le nostre mamme. E neanche, ci sono tanti di quei figli di puttana. Hai detto qualcosa? Io niente. Già, naturalmente tu non hai niente da dire. Io no. E io invece sì. Ho molte, molte, ma molte cose da dire. E allora anch'io se lo vuoi sapere. Tanto per cominciare, non sapevo di aver sposato un pazzo irresponsabile. Ah sì, eh? Il pazzo irresponsabile sarei io. Comodo, comodo girare la frittata. Intanto tu non hai saputo difenderti di fronte a 15 persone. Difendermi da che cosa? Lo so io. Loro scherzavano. Sei tu che hai perso la testa. Quando eravamo nell'altra casa, io ho sempre lasciato la macchina nel garage del capellificio. Ah, sì? E mai dopo le 8. Ah. E allora la macchina della contravvenzione che cos'era? Una macchina fantasma? E non è la sola cosa. Ricordati che io non sono come il cuoco del convento, che gli toccano la moglie e lui è contento. Con me i frati non battono un chiodo. Ma cosa stai dicendo? Lo so io quello che dico. E tu lo sai meglio di me. Comunque io non escludo nessuno, per principio. Senti, non è possibile. Ti è davvero successo qualcosa? E se anche mi fosse successo qualcosa, la colpa di chi è? Mia? Ma quale colpa? Non gridare! Allora parla! Qui c'è una sola persona che ha diritto di gridare, e sono io, capito? E lei non continua ad andare su e giù! Ma sì, poi cosa grido a fare? Tanto tu neghi continuamente anche l'evidenza. Poi la colpa è mia. È logico, troppa libertà. Fanno bene in Oriente. Mogli sotto chiave e guardiani castrati. Bene, se cerchi le forbici, sono nel cassetto del trumeau. Dottor, vado a rapare il cancello. No, prendo quella. L'Alfa lei non la sa guidare, così è fregata. Giù del blocco a sterzo.
un po', ma tu la fidanzata ce l'hai? No, dottor, non ce l'ho. Ma le ragazze ti piacciono? Certo che mi piacciono. Vedi un po', ti piacciono così le donne di servizio oppure pure anche le signore, eh? No, dottor, le signore non sono cose per mia. Boh, ci sono anche quelle che ci stanno, sai. Beh, allora, l'uomo è uomo, no? Bravo, mi piaci, sei un ragazzo in gamba. Grazie, dottor. Domani lo licenzio. Benissimo, stia tranquilla, signora. Salve, Mariotti. Oh, buongiorno. Buongiorno. Mi raccomando, signora. Non sarà mica arrabbiata ancora per la faccenda di ieri sera. Oh, si figuri, non parliamone neanche. A proposito, guardi, io ho cambiato idea, sa? Per quei tappetini di cui mi ha parlato. Ah, allora non sono il solo, anche lei ripensa alle cose. No, volevo soltanto fare un regalo a Maria Grazia. Beh, ho avuto uno scatto di nervi e allora è giusto che cerchi di farmi perdonare. Ma certo, la capisco benissimo. Guardi, guardi qua, che meraviglia, eh? Questo qui foderato viene un tappeto splendido. Bello, bello. Bellissimo, eh? Sì. No, non vorrei che qualcuno ieri sera avesse potuto equivocare. Sa, per quella faccenda. Lei sa com'è pronta la gente a far subito delle maldicenze, a fare delle chiacchiere. Lei poi è uscito con loro, quindi avrà sentito tutto, immagino, eh? Beh, proprio insieme a tutti gli altri, no, io ero un po' distante. Vabbè, dico, ma ha sentito che cosa hanno detto? No, non che a me interessi, per carità, insomma. Non si preoccupi. Quando si ha una moglie giovane, bella, una bella casa, gli affari vanno bene, bisogna sopportare un po' di maldicenza. Sapesse quante ne dicono di me? Beh, quando c'è una ragione lo capisco. No, dico, nel caso mio di Maria Grazia, di ragioni non ce ne sono proprio. No, sia ben chiaro, io per Maria Grazia potrei mettere le mani sul fuoco, eh? Assolutamente. No, sul serio. Oddio, la certezza al 100% non c'è mai, questo si sa. Piccolo, piccolissimo dubbio rimane, no? Beh, sì, è naturale. Per quanto? Per quanto? Beh, oddio, in certi casi piuttosto che il dubbio è preferibile la certezza. Beh, ma come si fa ad avere la certezza della fedeltà della propria moglie? Sì, è difficile, ma si può essere sicuri della sua infedeltà. È vero? Sì. Meglio che il dubbio, almeno credo. Io parlo per me, capisce? Guardi, durante la guerra stavo al distretto e avevo un brutto incarico. Ero io che dovevo dare la cattiva notizia alle famiglie. Beh, i parenti dei morti dopo un po' si rassegnavano, già. Ma per quelli dei dispersi cominciava il dubbio, la speranza. C'è chi aspetta ancora dopo 20 anni. Sperano sempre. Beh, certo, in quei casi lì. Ma si faceva così per dire, eh? Poi io non ho nessun motivo per avere dei dubbi su Maria Grazia, quindi... Beh, meglio così, no? Dunque, con questi tappeti cosa facciamo allora? Ah, ma ci rifletta con comodo. E poi ci si inciampa sempre. Si ricorda di sua cugina? Buongiorno. E là che felepa. Ehi, stafuno, dove è? Perché che fanno i balletti verdi? Signor Andrea, le brioche erano finite, ci ho portato 2 cornetti. I cornetti li porti a tuo padre. Vai, 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 via, 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 via. Non prendo più il caffè. Pronto? 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 Sono sicura che è lui. Controlla se sono ancora in casa. Ma perché? Gli avessi data almeno una ragione. Certo, è terribile sopportare la gelosia di un uomo senza nemmeno il vantaggio di tradirlo. Mi fa rabbia sentirti parlare così. E poi non credo che sia un vantaggio. Hai mai provato? No. E allora dammi retta, va là. Ma è ingiusto. Lui sa bene che non so dire le bugie.
Non le sai dire perché non ne hai mai avuto bisogno. C'è gente che non sa nuotare, ma se la butti in mare impara immediatamente. Ti sbagli, io affogherei. Lo dicevo anch'io tanti anni fa. Oggi potrei fare a nuoto la traversata della Manica. Signor Andrea, che ora vuol pranzare? Quando vi pare, tanto io non esco. Neanche io esco. E cosa preparo? Ma cosa ne so io? Lo chieda la signora. Io non ho appetito. Chieda al signore. Ah, per me, io posso anche andare a mangiare al ristorante. Dice la signora che può andare a stofegarsi dove vuole. Non l'ha detto, ma sono sicura che lo pensa. Ma dov'è? Oh, che miseria, è rimasta su. Signor Andrea, ma sono ancora crudi. Li ho appena messi. No, no, li ho assaggiati io, sono al dente. Aspetti che le prendo una zuppiera. Ma non li condisci? Ma no, lascia fare, li condisco io. Signor Andrea, ma come? Ma è presto, sono solo le 7. Mi dispiace, cara, mi dispiace davvero. Ma adesso devo proprio andare via. Allora mi prometta che tornerà a trovarmi. Mio marito non è quasi mai in casa. E io ho tanto bisogno di un po' di compagnia. Eh sì, ho capito che stai attraversando un periodo triste. Ci vedremo più spesso, te lo prometto. Posso presentarle mio marito? Molto piacere, signor Artusi. Piacere mio, reverendo. Signora, la vogliono al telefono. Chi è? Ma a dir la verità non ho capito. Sei ancora mia. Ecco, prenda. Ciao, come stai? Io niente. Dimmi, dimmi tu. Ti ringrazio perché quando vado via sai aspettare. E poi. Ti assicuro.
sicuro e di un facile eccezionale. Una via di mezzo tra il surf e il tamuré. Quando venga a trovarti te lo insegno. Forse è meglio che passi il periodo di lutto. Ma perché ancora... Posso anche capirti, guarda. La certezza, la prova matematica, tutto quello che ti pare. Però mi sembra che la cosa non stia in piedi da nessuna parte. E perché? Ma come perché? Sei anche cretino. E te lo dimostro. Supponiamo che io accetti questa tua assurda proposta. Da domani comincio a frequentare casa tua e faccio la corte a Maria Grazia. Prima ipotesi. Maria Grazia mi respinge. Tu cosa hai risolto? Niente. Può rifiutare me e poi andare a letto col primo fattorino che porta un telegramma. Già. E se invece si verifica il caso contrario, e cioè mia moglie viene a letto con te? In questo caso ti pare che lo vengo a raccontare a te? Mi faccio gli affari miei e sto zitto. Brava, bella Michelson. E tu saresti capace di farmi una cosa simile? Ma dico, sei stato te che me l'hai proposto, no? Dio un po', e i tuoi come stanno? Benissimo, grazie. Tua moglie? È a Cortina. Sola? Sì, sola. Io di mia moglie mi fido. Lascia, prendo io. Buon viaggio, Nessio. Dio mio. Fermi, fermi qui. Ma dice, non doveva partire? No, sono arrivato. Venga. Grazie, eh? Grazie. Allora lui mi fa, ma non ci piace ballare? Vuole che facciamo due passi? E presto il piede ci sei cascata. Foto, cosa dovevo dirci io? È due mesi che mi faceva il filo. Anche la Rosetta diceva... Cosa che? E io che ci ho detto anche un'Ave Maria perché prendeva l'aeroplano. Signora, ma cosa fa? Va via? Sì, esco. E quando torna? Non lo so. Comunque vai a letto, non aspettarmi. Forse sto fuori tutta la notte. Ma tu guarda, maledetto. Thank you.
Non perda di vista quella macchina. Ma dove andiamo? Alle mura del castello. Tenga. Grazie. Andrea, basta, finiamola, non ne posso più. Dove stai andando? Non lo so. Però quando sei uscita lo sapevi, eh? No, mi sono accorta che la tua partenza era soltanto un tranello. Mi ha fatto rabbia e ho pensato di vendicarmi. Ero sicura che mi avresti seguito. Troppo comodo, cara mia. Questo lo dici adesso perché mi hai scoperto. Ma non lo vedi come ci stiamo comportando? Perché non cerchiamo di aiutarti? Va bene, aiutiamoci allora. Cosa credi? Non voglio altro. Dipende solo da te. Guarda, io sono disposto a dimenticare, sono disposto a perdonare. Ricominciamo pure tutto da capo. Però voglio la verità, capito? Voglio la verità. Devi confessare tutto. Non ce la faccio più. Senti, Andrea, io non sono migliore delle altre, ma di una cosa sono sicura. Se un giorno mi innamorassi di qualcuno, credimi, saresti il primo a saperlo. Troverei il coraggio per dirtelo. Ma tu pensi che una donna possa tradire il marito e rientrare a casa come se niente fosse? Sì, lo credo. E te lo dimostro anche, guarda. Se io mi mettessi a gridare, attenta, arriva tuo marito, vedresti metà di queste macchine schizzare via. Io non schizzerei via, ti aspetterei e ti direi tutto. E dimmelo allora. Parla. E va bene, sono ammalato, sono matto, d'accordo. Ma allora se sono ammalato, se sono matto, perché non cerchi di curarmi? Perché non cerchi di guarirmi? Perché? Piano, Andrea. È il dubbio, capisci? È il dubbio che mi fa impazzire. La certezza, invece, la realtà, per brutta che sia... Attento! Anche chi non crede in Dio sa che la confessione, il perdono estinguono la colpa. Tu dici di essere religiosa. Scommetto che a Don Mario, che non gliene frega niente, gliel'hai detto. Non correre così, ho paura! E allora parla, parla! Voglio sapere con chi mi hai tradito! Ma così ci ammazziamo! Meglio, così la finiamo tutti e due. Voglio la verità, hai capito? Ma quale? La verità è... Attento! Andrea, il muro! Abbi almeno questo coraggio! Dimmelo, io mi calmo. Con chi? Con nessuno. Dimmelo. Avanti. Su, questa verità. Dimmelo. Dimmelo che mi tradisci. E dimmelo! Sì, ti tradisco. Con chi? Il carretto. Al diavolo il carretto. Voglio sapere con chi? Con Gabriele. Ti prego, fermati, per carità. Allora è vero. Che cosa? Che mi hai tradito con Gabriele. Sì, è vero, è tutto vero. Lo vedi? Cosa ci voleva? Adesso posso anche parlarne, cercare di capire. È ridicolo, ma mi sembra come di essermi liberato da un peso. Vedi un cieco, quando riacquista la vista è contento di vedere, non gliene importa di che cosa vede. Sì, insomma, ci si rassegna tutto, anche alla morte. I dispersi, invece, aspettano ancora. Sì, con la verità si può rimediare qualsiasi cosa. Oddio, non dico che mi faccia piacere, questo no. Ma perlomeno non sto più lì a tormentarmi, no? Quello che è fatto, non ci si pensa più. Adesso so come stanno le cose e tutto è più semplice. Sono calmo,
Ho messo il cuore in pace. Ma con quello no! Con quello no! Per Dio! Con tutti, guarda, l'avrei ammesso! Ma con quel disgraziato no! No, capisci? Troppo comodo, cara mia! Sono l'amante di Gabriele, sì! E io che cosa faccio? Vi do la santa benedizione! Vengo a rimboccarvi le coperte e a cantarvi la ninna nanna, vero? No, cara mia! Con Don Mario te la puoi cavare con 7, 8 Ave Marie! Ma con me no, capisci? Perché io t'ammazzo! Basta! Non è vero niente! Vi ammazzo tutte e due! Te e quel palabutto! Vieni qua! Maria Grazia! Ah, va, 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 sì, va, va! Va pure! No! 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 No. Maria Grazia. Maria Grazia. Ma signor Andrea, cosa succede? Ti lascia andare, ti lascia andare, non le faccio niente. Dove va? Italia, Maria Grazia! Italia. Maria Grazia! Ma io l'ho detto per calmarlo. Ma figliola cara, come si fa? Lei confessa di avere un amante, inventa una relazione e poi pretende che suo marito se ne stia bello calmo, eh? L'ho dovuto fare per evitare il peggio. Sembrava impazzito. Può darsi, ma di solito si fa il contrario. Dico bene, Palmira? Ma, di simili porcate non me ne intendo. Diceva che solo così poteva sentirsi tranquillo. E invece se non fossi scappata mi avremmo uccisa. Ne sono sicura. Su, 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 cara, stia calma adesso, eh? Lei per questa notte resterà qui, poi domani si vedrà, va bene? Povera creatura. Ma lo so io, di chi è la colpa? Sì! Sei stato tu! Sei stato tu, Pancaldi! Lo so che sei nascosto là dentro! Beffera di lì, sporco fascista! Palmira. Palmira. Perché non preparo un buon caffè qui alla signora? Eh? Sì, hai ragione. Ma non sarebbe meglio una tazza di camomilla? Certo che le mei. Ci vuole un calmante e lui dice caffè. Un calmante ci vuole. Non si impressioni, non è niente. Basta interromperla, cambiare discorso e torna subito normale. Mi scusi, Andrea non mi aveva detto niente. Non lo sa. Le poche volte che l'ha vista era sempre in buona. Quando non ha i suoi momenti, è una donna normalissima, sa? Ma è da molto tempo. Beh, vede, non è mai riuscita a condurre a termine un parto. E così dopo il quarto aborto... Quel Pancaldi che nomina era il professore del reparto maternità. E poveraccio, cosa poteva fare lui? Da allora, qualunque cosa succeda, se la piglia sempre con Pancaldi. Lo insulta, lo minaccia, gli sputa in faccia. Anche per la morte del Papa, sapesse quanto gliene ha dette. Vede, ho dovuto perfino vendere il televisore perché tutte le sere litigava con gli annunciatori. Mi spiace se l'avessi no, saputo. No, 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 non si preoccupi. Stia tranquilla, anzi, ha fatto benissimo a venire qui. Io sono con lei, sa, voglio molto bene ad Andrea, ma non lo capisco. Forse perché quelli che come me hanno da pensare ad altro... considerano la gelosia un lusso di chi ha soldi e salute. E chi sarà a quest'ora? Pronto? Ah, sei tu, Annina? No. No, perché avrebbe dovuto venire qua? Quando? Va bene, veniamo subito. Ecco fatto. Lasciamolo riposare. Tra due ore gli faccio un'altra puntura. C'è pericolo di complicazioni, dottore? Non le sembra che ce ne siano state già abbastanza?
La frattura è niente, è il suo stato di eccitazione che mi preoccupa. Anche lei però non scherza, eh? Guardi lì. Se avessi 20 anni di più, la farei io una bella paternale a tutte e due. Mi scusi, il dondolo mi distende i nervi. Lo uso come tranquillante. Vuole bere qualcosa, dottore? No, no, grazie. Io non credo di essere una buona compagnia. Se vuole un giornale, una rivista. Grazie, no. Ma cosa devo fare? Me lo dica lei, che colpa ne ho io? Su, sia brava, andiamo, si calmi. Io lo capisco, Andrea. Se avessi una moglie così, sarei geloso anch'io. Eh sì, sono crisi che si curano col tempo. Qualche giorno e tutto sarà finito. È già tutto finito. Non si può voler bene a chi non si stima. E non si può stimare uno sconosciuto. Andrea non è più l'uomo che ho sposato. È uno che non conosco e non voglio conoscere. Sa dove è arrivato? A proporre a un suo amico di farmi la corte per mettermi alla prova. Ma perché poi le racconto queste cose? Beh, ma è logico. Le racconterebbe a chiunque. Ha solo bisogno di parlarne. Forse è così. Ma è la prima volta che io... Niente, mi scusi. Ma prima non mi aveva offerto qualcosa da bere? E lei ha rifiutato. Beh, adesso accetto. Ma cosa le do? Qui non c'è più niente. Gabriele, sei tu? Finalmente sono riuscita a pescarti. Sono 10 giorni che ti telefono.
Dove ti hai ricacciato? Sono tornato da Londra solo stamattina. Che sta succedendo da voi? Ho sentito parlare di un incidente. Non sarai mica rimasta vedova per caso. Dai, non scherzare. È successo qualcosa di molto grave. Credo di aver combinato un guaio. Un grosso guaio. Ti giuro, Gabriele, non ho mai avuto tanta paura in vita mia. Non ragionava più. Per non finire schiacciata contro un albero, gli ho detto... Capisci? No, proprio niente. Cosa gli hai detto? Beh, gli ho detto il nome. Sì, il primo che mi è capitato. Sì, insomma, gli ho mentito. E gli ho detto che lo tradivo. Che lo tradivo con te. Con me? Tu l'avresti tradito con me? Un momento, come sarebbe? Lui sarà completamente matto, ma anche tu non scherzi, eh? Oh, ti ringrazio di aver pensato a me. Ma non lo potevi fare un altro, questo bel regalo? Lo so, hai ragione. Ma dimmi tu, cosa dovevo fare? No, no, dimmi tu cosa devo fare io. Ma quando mai noi due? Sono stato neanche toccato con un dito. Ci fosse stato qualcosa, capirei. Cioè, no, lo capirei lo stesso, ma almeno... Invece così corro solo il rischio di farmi sparare da tuo marito. Ma allora non è vero? Cioè, è vero che non è vero? E che io sono un pirla? Gabriele, ti prego, adesso non cominciare anche tu a complicare le cose. Ma sì, avrei anche ragione. Buongiorno. Ma tu non sai... Salve. Ma cosa vuoi che gli dica? Vado su, ci vediamo dopo. Tu credi che non abbia tentato tutto? A parte il fatto che da 20 giorni non ci rivolgiamo più la parola. Avanti! Allora, come va oggi, eh? Oh, salve. Bene, bene. Meglio. Però hai una faccia che non mi piace, sai? Ma cosa hai fatto? Ehi, ma sei tutto sudato. E senti che razza di polso? Vorrei vedere te al posto mio. Che cosa vuoi dire? Niente, sono contento. Sono contento. Beh, Olivetti 44. Sì, ma guasta. Domani la cambio. Hai capito come l'avevo ridotta? Le ho fatto confessare di essere colpevole, sai, come quei poveracci sotto le botte della polizia. Io vorrei solo sapere adesso cosa aspetti a chiederle scusa. Sì, una parola. Non è mica facile, sai. Cosa le dico? Guarda che siccome intercettavo le tue telefonate, mi sono accorto di essermi sbagliato. Bella figura faccio. Ne hai fatte tante. Una più, una meno. Ah, le puoi dire della contravvenzione. E hai saputo che la 600 di sera la prendeva Giovanni per andarsene con la ragazza. No, no, no. Sarebbe anche questo una prova di mancanza di fiducia. Sono 20 giorni, sai, che non ci parliamo. Non posso andarla a dire improvvisamente. No, no. Ma meglio prendere le cose con calma, tempo al tempo. Una parola oggi, una domani. E così finisce il discorso a Natale. Quando si riconosce di avere sbagliato, mio caro, bisogna avere il coraggio di chiedere scusa. Dai, dai. Tu ora le telefoni. Ma cosa le dico? Oh, una prima cosa che ti viene in mente. Su. Non mi viene in mente niente, dai, lascia stare. Va bene, lascia allora stare, telefono tu. Io. Telefono io, lascia stare. Cosa le dici? Le dico che hai intercettato la telefonata di Gabriele. Ma tu sei proprio matto, ti licenzio veramente. No, dai, metti giù. Sì, metti giù. Dai, parla tu. Sì, è lei, dai, parla e non fare storie, su, dai. Pronto, Maria Grazia? Sì, sono io. Come, non avevi riconosciuto la mia voce? Hai ragione. Sì, da stamattina quando sono uscito senza salutarti, sono cambiato, sono un altro. E ci ho pensato e mi sono sentito così ridicolo. Ridicolo e cretino. Maria Grazia, è un secolo che non ci parliamo. Ho tante cose da dirti, sai. Bene, dimmele. Non ricomincerai mica con le solite storie. Sì, se ti ho tradito. Thank you.
te lo chiederò mai più. Ah sì? Davvero? Sì. È come se la febbre mi fosse calata di colpo, tutti insieme. Perché vedi, solo adesso mi sono reso conto che si trattava di una vera e propria malattia. Però quando è passato. Ma c'è sempre pericolo delle ricadute? Eh no, perché questa è come una malattia infantile, capisci? Come la scarlattina. Quando l'hai fatta, poi rimani immunizzato per tutta la vita. Diventi adulto. Sì. Ma questo non è mica mio. Di chi è? Sarà del dottore, l'avrà dimenticato. Sì, ci sono anche le sigarette. Sì, sì. Ah. Pensa se fosse successo 2 giorni fa. Eh? Te lo immagini che cosa t'avrei combinato? E se ti dicessi che stai sbagliando di nuovo? No. E che ti ho tradito? Non ci casco più, cara mia. No. Ormai la lezione l'ho imparata. E ho capito che nel matrimonio la fiducia è tutto. La notte che son partito non ho dormito pensando a te. Avevo presentimento e un gran tormento dentro di me. Sentivo di non trovarti. Temevo di non vederti. Se tu mi lasci è finita per me. Sa chi mi ha parlato di lei? Giorgio. Qualsiasi cosa le abbia detto è un gran bugiardo. Meno male. Mi aveva detto che con lei non c'era niente da fare. Ah, ma bravo. Ti è divertita a Cortina? No, ero sempre sola. Senti, domani vorrei andare dal parrucchiere. D'accordo? Ok. E allora quando ci vediamo? Domenica, prima non posso. Vengo io da te se vuoi. Così possiamo stare insieme tutto il giorno. Non sa soltanto il cielo perché dovevo proprio innamorarmi di te. Non sa soltanto il cielo perché. Ma certo, te l'assicuro. È proprio così, ci si abitua. Lui ha cominciato da poco, ma io sono anni. Ma no. Sì, non ci credevo nemmeno io, sai. Eppure ho provato e mi sono trovato contento. Guarda, è come rinascere una nuova vita. È bellissimo. Oh, bellissimo, poi. Mica convinto, sai? No, veramente non. E prova. Vieni a caccio con noi e te ne convincerai. Guarda, noi partiamo domenica mattina all'alba. Fucili di spalla. Guadagniamo in salute e ci passiamo una giornata felici e contenti. Non è vero, Mariotti? E come no? Ho dormito pensando a te.